anche bambini come gli adulti, e forse anche di più, sono soggetti ogni giorno a molto stress, a questa vita frenetica dei giorni pieni di impegni, la scuola, gli hobby, lo sport, i compiti. Quindi fare entrare la musica nel loro mondo è molto importante per aiutarli a rilassare e per aiutarli a gestire molto meglio il tempo. In realtà la musica dovrebbe far parte del loro mondo anche prima di nascere. Sappiamo benissimo i benefici che durante la gravidanza ha l'ascolto della musica. Nel momento in cui nascono, da neonati e poi man mano che crescono, educarli all'ascolto di musica classica o comunque di altri generi è sicuramente una buonissima abitudine. Un'altra ottima abitudine che forse dovrebbero avere tutti è quella di insegnare a un bambino a farlo imparare a suonare uno strumento e a leggere la musica, per due motivi fondamentali. Uno, perché la musica aiuta a sviluppare scientificamente delle parti del cervello che altrimenti nella nostra vita chi non suona o chi non legge musica non userà mai, e quindi è sicuramente un quid in più. Secondo motivo è che la musica è un linguaggio universale, è come se noi imparassimo a parlare il giapponese, l'inglese, il tedesco. E farlo da piccoli, a 3, 4, 5, 6 anni, è sicuramente un vantaggio che il nostro bambino si porterà avanti per tutta la vita. Quindi educare i bambini all'ascolto della musica, educarli al saper suonare uno strumento, è un'occasione per avvicinarli a quello che è un mondo meraviglioso, il mondo della musica.